Ora 21 in punto, l'appuntamento è il numero 27. Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Siamo in chiusura di agosto e dunque questo vuol dire che mancano alla fine anche di questa stagione televisiva 2 mesi e poi chiuderemo i battenti anche per il 2017. Ovviamente anche questa sera la prima parte sarà dedicata al mondo professionistico, alla Vuelta, vittoria bis di Marcinski, ma le vittorie azzurre salgono a 3, doppietta di Trentin dopo la vittoria di Vincenzo Nibali. Oggi giornata un po' nera per la maglia rossa, Christopher Froome, problema meccanico, poi la caduta, ha perso qualcosa ma rimane leader della classifica. Ovviamente ne parleremo, ma soprattutto tanto ciclismo di casa nostra e non solo. Perché? Perché non solo si è concluso il nono trittico del Molise con il terzo appuntamento, quello di Castelpetroso, il trittico ha un vincitore e Lorenzo Germani che si conferma dopo aver avuto il primato, si conferma vincitore appunto di queste 3 prove. Poi torneremo a casa nostra per il Maiella Tour, ma soprattutto poi conosceremo anche un ragazzo che ha fatto un'esperienza, una specie di impresa, possiamo definirla così, particolare, molto bella, anche molto complicata. Settimana scorsa abbiamo avuto Gianni Tavoni che ci metterà 3 anni a fare il giro del mondo. Lui magari non ci ha messo 3 anni, ci ha messo qualcosa di meno, vero? Mi confermi, qualcosa di meno. Però è altrettanto rilevante come impresa. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, lo vedete in alto a destra ai vostri teleschermi, 392 623 7060. Comincio subito a presentare gli ospiti di questa sera con una maglia squillante, dal colore squillante, il padrone di casa, fammi guardare così per favore. Un applauso, Luciano Robottini. Ciao Luciano, buonasera a tutti. Maglia da Tour de France. Maglia da Tour de France, sì sì sì. Poi alla mia destra, cominciamo da chi mi è più vicino, lo ritrovo con piacere, Stefano Giuliani. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ovviamente parleremo di Molise e allora anche lui lo ritrovo con particolare piacere ai nostri studi, Gaetano Rossi. Ciao Gaetano. Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori. Accanto a te Michela Tamburi. Ciao Michela. Buonasera a tutti. E poi abbiamo insomma l'onore di avere una ciclista professionista nei nostri studi della Conceria Zabri Fanini Guerciotti, ho detto tutto bene? Sì. Manuela De Iulis, ciao Manuela. Buonasera a tutti. Come detto, il Maiella Tour con Carmine Marulli, ciao Carmine. Buonasera a tutti. Accanto a te Luciano D'Onofrio, ciao Luciano, presidente dell'Axi Pescara. Buonasera a tutti. E poi in alto, perché l'ho solo anticipato prima, ma poi ci racconterà la sua impresa, Federico Rosato. Ciao Federico. Buonasera, buonasera a tutti. Poi ci racconterai questa tua impresa particolare. Certo, va bene, con piacere. Va bene. Abbiamo anche estrapolato qualche video che hai caricato per raccontare quello che hai fatto. Va bene. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, sia quella di Velo che quella di TV6, ovviamente, oltre al canale 14 del Digitale Terrestre e anche, stasera me lo sono ricordato prima, anche il canale 606 in Molise. Ringrazio già Maurizio De Guin in regia e Silvia Gentile alle camere, poi avrò modo di farlo durante la puntata, però noi ci fermiamo, eccoli qua gli appuntamenti, questa sera Maurizio me li sono tolti prima così poi magari se sforo evito di ripetere. L'anteprima finisce qua, adesso un piccolo break e poi inizia Velo numero 27. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato.
Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. You're the one, you're the star, you're the one, you're the star, you're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese una affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 810129. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Di nuovo insieme, pronti a partire, stavolta davvero con l'appuntamento numero 27 di Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Come detto, nella prima parte ci occuperemo della Vuelta di Spagna, che vede sempre in testa Christopher Froome della Sky, a poco meno, un secondo meno di un minuto, 59 secondi, il nostro Vincenzo Nibali, che oggi ha recuperato 17 secondi, non fosse altro che Froome ha avuto più di un problemino, prima un problema meccanico e poi una caduta che poi vedremo, però a questo punto mi sembra di capire, Luciano, non so se tu sei d'accordo, considerati anche i distacchi, tanto oggi, come detto, seconda vittoria per il polacco della Lotto Sudal Marcinski, mi sembra, anche se siamo ancora molto lontani da Madrid, che questa Vuelta, al di là della prova d'orgoglio, l'ennesima di Alberto Contador, a livello di classifica generale possa più o meno essere una questione a due, perché poi in realtà dal terzo posto in poi i distacchi cominciano a farsi leggermente più elevati, non sono enormi, però sono enormi se al primo posto c'è Froome, che anche quando le giornate vanno male perde pochissimo. Diciamo che hai quasi ragione, perché se andiamo a vedere la classifica stasera vediamo appunto questo duello ristretto fra Froome e Nibali, che hanno solo 59 secondi di vantaggio, appunto Froome. Però ti dico che la Vuelta è ancora dura, la Vuelta presenta delle tappe molto complicate, potrebbe rientrare da dietro alla classifica corridori importanti, e anche se obiettivamente ho visto dopo il bel Froome della prima settimana un Froome un po' diverso rispetto ai primi giorni della Vuelta. Un Froome un po' più affaticato, quindi vediamo un Nibali che approfitta di tutte le situazioni per poter recuperare. Oggi 17 secondi sull'inglese non è poco su una tappa dove Froome appunto non è andato tanto in difficoltà per questioni fisiche, ma soprattutto per questioni meccaniche. È una scivolata che lo ha penalizzato un po'. E a volte, cioè, quello che dicevo io è, normalmente uno prende la classifica e dice vabbè, alla fine Chavez che è terzo voi lo date già fuori, ma ha solo 2 minuti e 13. Il problema è che spesso Froome ci ha dimostrato che 2 minuti rispetto a lui possono essere un'eternità se è lui che comanda la classifica. Sì, Chavez c'ha appunto più di 2 minuti, però soprattutto Froome è avvantaggiato da un cronometro. Sappiamo che ci sarà un cronometro di 40 km dove sicuramente lui lì potrà guadagnare ancora qualcosa sui propri avversari, ma prima di arrivare alla cronometro ci saranno salite importanti. E a volte nel passato, per capire appunto le situazioni di una grande corsa a tappe, si andava a vedere le altimetrie, le tappe, che cosa ci presentava. Oggi nel ciclismo moderno si va a sentire le sensazioni dei preparatori oggi nel ciclismo. Come sembra, Nibali in questo momento è in crescita rispetto a Froome, quindi questo potrebbe dare quella speranza in più, perché nella terza settimana, appunto, quindi la settimana l'altra, ci saranno tappe complicate, dure, sì, ci sarà una cronometro, però ci sarà Langiroux, ci saranno veramente tappe difficili e durissime. Quindi se diamo ascolto ai preparatori di questi atleti, oggi possiamo dire che Nibali ha qualche chance in più di poter vincere questa Vuelta, anche se Froome poi, sai, è un grande corridore, anche se non ha il 100% della condizione, però a livello di testa, di interpretazione della corsa, non si tira mai indietro, non è un corridore che si nasconde. Quando il giorno che ha la gamba riesce tranquillamente a fare delle grandissime azioni. Quindi io penso che da qui a fine Vuelta ci sarà da divertirsi, come era nelle previsioni all'inizio di questa Vuelta, e ci sarà da divertirsi. E noi addirittura avevamo detto pure all'inizio della Vuelta che tra Nibali e Aru chi è che dava più garanzia era appunto Nibali, e lo sta dimostrando.
Aru mi sembra un po' in affanno. Qualcuno pensa che una giornata storta a volte su un corridore ci può stare, solo che l'Aru che conosciamo, quando abbassa un po' la testa, fa fatica a rialzarla. Sì, quindi... vediamo anche, se possiamo, le immagini di ieri con la vittoria di Lopez, peraltro in una giornata non particolarmente clemente dal punto di vista meteorologico, e lì Aru ha fatto fatica, prego. Ha fatto fatica e secondo me da qui alla fine farà ancora molta fatica. E per fortuna che ha piovuto in Spagna, perché i primi 10 giorni c'è stata una temperatura molto ma molto elevata, quindi questo fresco alla Vuelta ha portato probabilmente dei benefici ai corridori, perché venivano da 10 giorni di grande caldo e quindi ci apprestiamo a vivere la terza settimana, dalla settimana prossima, con molta attenzione. Quindi sarà una Vuelta da seguire e noi lo faremo con molta attenzione. Da ricordare la seconda vittoria di Matteo Trentin, sì, perché è una vittoria che consacra soprattutto questo grande atleta, un atleta, come abbiamo detto la settimana scorsa, che mi piace molto perché interpreta questa professione con molta ma molta testa, con molta intelligenza. Ogni qualvolta che gli si dà spazio per poter fare la corsa, difficilmente sbaglia l'obiettivo. Una seconda vittoria che mette, diciamo, il buon Davide Cassani in una condizione da valutare bene questo mondiale, perché Matteo Trentin potrebbe essere uno degli uomini principi di questa nazionale. Sappiamo che 20 giorni fa l'uomo principe poteva essere Moscon, ma secondo me con un mondiale così poco complicato che ci saranno appunto a fine settembre, su un percorso non difficilissimo, le qualità di Matteo Trentin potrebbero venire fuori, anche perché il circuito del mondiale non è un circuito duro, ma va interpretato veramente con tanta tanta testa, perché c'è la difficoltà delle strade. Le strade saranno strette, non saranno superstrade, quindi con temperature anche basse, perché in Norvegia in questo periodo già fa freddo, figuriamoci un po' fra 20 giorni cosa potrebbe avvenire. Quindi Trentin potrebbe essere, secondo me, l'uomo giusto per affrontare questa prova iridata, dove appunto Cassani spera di portare a casa una prima medaglia mondiale. Stefano, Trentin, esagero o sbaglio se dico che ha imparato anche a vincere? Spesso l'abbiamo messo nelle grandi classiche come una potenziale sorpresa. Adesso sembra aver imparato anche a vincere. Sicuramente in un'altra squadra lui sarebbe un capitano affermato. Ha fatto delle scelte, è cresciuto con l'Ethics, è un corridore che fa vincere e ha le potenzialità per vincere, ma già ce l'aveva. Come diceva Luciano, è un corridore intelligente, mi sa che il prossimo anno cambia squadra, forse proprio perché vuole molto probabilmente provare un po' di più, avere spazio, però c'ha classe. Quando c'hai il motore, sai correre, c'hai i tempismi giusti, non è che lo scopriamo oggi. È stato sempre un ottimo corridore. Se poi lo metti in una squadra così forte, come si diceva dalla Sky, che potevano essere 9 capitani, si annulla, perché tatticamente poi il tour è così importante che si corre per From, è finito. Perché... Certo, l'azione di mercato di Trentin mi ha un po' scombussolato, nel senso la Quickstep, che aveva molto investito nella crescita di questo atleta, l'ha preso nel mondo dilettantistico, l'ha fatto crescere vicino ai suoi grandi campioni, Tom Bonen, gli ha fatto fare le grandi classiche, Roubaix, Giro delle Fiandre, e oggi si ritrova un corridore maturo sotto tanti aspetti. Mi sembra strano che la Quickstep lo lasci andare via in questo momento, dove poteva raccogliere tantissimo da questa atleta. Secondo me sta succedendo qualcosa anche a livello economico, che le Pro Tour, se vedi la Stana si è indebolita quando è andata via Nibali, Bahrain vuole fare la squadra più forte, ma oltre è difficile. L'Ethics, si parlava che c'era una crisi del primo nome, lo dovevano sostituire, perciò budget poi fanno la differenza. Trentin giustamente va più forte e molto probabilmente avrà preteso qualcosa in più, qualcuno gliel'ha dato, ma questo è anche il mercato
che c'è nel ciclismo, offerta e richiesta, e penso che abbia fatto una scelta ben ponderata, magari economica. A proposito di italiani, Stefano, from a parte, ancora una volta, probabilmente, e apro la parentesi Aru, la conferma è che due grandi appuntamenti filati, non si può, tu già scuoti la testa, non si possono reggere. Ma da quello che dicono i dati, perché si dice che questa Vuelta addirittura ci sono dei wattaggi da far paura, delle velocità pazzesche, perciò magari tornando alla Vuelta io penso che Froome è il suo periodo, perché lui ha fatto già due secondi posti, diciamo che è venuto fuori proprio dalla Vuelta prima che diventasse padrone del Tour, perciò il suo periodo è a favore, motivato. Però c'è da dire che pure Aru ha fatto il Tour e dipende da come esci dal Tour, e penso che la terza settimana possa pagare qualcosa Froome. Ma così è una sensazione, perché poi la devi vivere, perché quello che ti dicono come si dice, i preparatori, non è sempre vero, perché se uno c'ha un raffreddore lo nasconde, te lo dicono a fine giro, perciò noi possiamo giudicare per quello che vediamo. Io ritengo che Nibali è uno di quelli più attendibili, perché comunque quando cerca un obiettivo ci arriva molto vicino, e sono fiducioso che molto probabilmente proprio l'approccio che ha, che attacca in qualsiasi situazione, c'è una motivazione dovuto anche alle forze, perché tante volte si dice il corridore c'ha la forza ma non c'ha la forza ma non c'ha la testa, ma sono collegati, perché puoi avere la testa che vuoi, se non anche ce la fai ti la stacchi. Testa probabilmente, perché devi gestire e ti fa fare delle azioni di lucidità, e in questo Nibali è un maestro, perciò quando Nibali ha vinto il Lombardo fisicamente ma soprattutto di testa, ma le traiettorie lucido. Non vorrei, oggi non l'ho vista la Vuelta perché non ho avuto tempo di seguirla, non vorrei che Froome dopo la caduta ti può lasciare qualche... Cioè, quando si cade in bicicletta non so com'è stato, se è stata rovinosa. Te lo faccio vedere. Problema meccanico prima e poi nel tentativo di recuperare. Però può essere, può essere, magari ecco, lascia qua pure qualche strascico. Cioè, i giri si vince dopo 21 giorni, ci vuole un po' di fortuna, ci vuole un po' di tutto, è una grande condizione. Nibali mi sembra che è quello che improvvisa di più, ma c'ha anche un grande motore, ha saltato, cioè ha fatto il giro, non ha fatto il Tour, perciò dovrebbe essere tra virgolette... Questa è la caduta, Stefano. Sì. Eccolo qua. Sì, eccolo qui. È una botta sull'anca, tu sai, ne abbiamo prese di botte, no? Cioè, senza nulla togliere. L'ha preso quadrata sta curva, Stefano. Che significa? L'ha presa come l'avrei presa io. Ma che l'ha preso quadrata. Significa pure un po' di lucidità che viene meno, un po' di... Mi sembrava Wiggins a San Silvestro. Esatto. Però è alto, uno che cade così alto, quando cade quasi da fermo prende una bella botta, perciò qualche strascico te lo lascio, fa parte dello sport. Perché poi si parla di fair play, ma i fair play sono fair play. Lascia il tempo che trovo. Perciò io sono fiducioso che Nibali possa fare un grande numero e magari vincere la Vuelta, come sempre, controcorrente. Perché comunque è una corsa di tre settimane, e quando vinci un Tour ha cambiato preparazione, ci è arrivato forse molto probabilmente meglio. Però l'unico che può fare il numero a questa Vuelta, che può fare la differenza, a oggi per me è Nibali, perché è capace di farlo. Anche perché, scorrevo un po' le tappe, domani tappa relativamente semplice, piano. Poi montagna, giorno di riposo, cronometro, montagna, media montagna, e l'arrivo a Madrid, cioè, però la Vuelta ci ha insegnato che gli ultimi verso praticamente un tappe senza respiro, ma la Vuelta ci ha insegnato pure che tu sei verso fine stagione, sì, e le forze non sono quelle di inizio stagione, perciò come l'ha perso mi sembra lo stesso Froome ultime tappe, o Tom Dumoulin l'ultima tappe contro Arp. E per me fa la differenza quella stanchezza che tu hai accumulato, la preparazione che hai fatto. Cioè, io vedo un Nibali spensierato. Mi fa molto piacere, per esempio, dirlo pubblicamente, Antonio Nibali, che sta diventando quello che si diceva a volte, perché c'ha un grande peso. Un ottimo compagno e un ottimo gregario. Lo dicevamo quando era con noi, nei due anni, è cresciuto due anni tranquillo, si parlava tante volte che c'aveva qualche numero, io l'ho detto pure in trasmissione, e mi ha fatto veramente piacere, perché sono due tappe dove lui comunque sta diventando un uomo importante. È normale fare il paragone col fratello, è difficile. Però vedo una bella armonia al Bahrain, una squadretta compatta intorno al capitano, e può darsi che ci farà questo regalo, magari a discapito di tutti i pronostici, Nibali vincitore
a Madrid. Anche perché, torno sul discorso Antonio Nibali, a volte si dice, si paga il fatto di avere un cognome importante come quello del fratello, però dall'altra parte si può anche soffrire del fatto che molti dicono sei lì perché hai quel cognome. A questo ne abbiamo affrontato tante volte, però devo dire che è un ragazzo che comunque si deve ancora formare. Diciamo, la nostra bravura nel team è stato quello di farlo crescere senza pressione, però bacchettarlo quando era il momento e farcelo credere, perché io ho avuto la fortuna di averlo 2 anni. Mi sarebbe piaciuto avere anche Vincenzo, sono sincero, sì. Però se proprio facciamo il pacchetto completo. Però ho visto fare dei numeri dove, secondo me, un mio parere personale, ho visto a delle gare in salita dove ha fatto delle belle prestazioni, pure in Trentino, che poi magari è saltato nel finale, ma vedevo che c'era qualcosa che si deve ancora formare, perciò mi fa molto piacere che a volte... Giustamente lui gli pesava, si vedeva, e io dicevo: tu non sei Nibali, tu sei Antonio, devi pensare da Antonio, poi devi fare competizione con tuo fratello. E mi fa piacere che oggi, piano piano, quei 2 anni sono stati importanti, e questo è sempre un modo di dire che i giovani bisogna aspettarli, di non mettere pressione, non che li devi far stare troppo tranquilli, però aspettare la maturazione, che noi, che a volte magari abbiamo la frenesia di un giovane che passa da under 23, cioè troppo un salto largo, perché quando correvamo noi, ma fino a parecchi anni fa, c'era l'elite, i dilettanti, e io correvo, e lo sa pure il nostro amico qua, con gente che quasi quasi poteva essere mio padre, cioè nel senso, Frigo, tutti i corridori strutturati, perciò c'è una maturazione, c'è chi dice che va bene di un modo, che li vuole preservare, chi dice di un altro, ma io penso che il ciclismo è una palestra, che tu ti metti là, se hai le doti vieni fuori. Noi correvamo con Prim, Segersal, ma erano già professionisti, noi eravamo ragazzetti, avevamo 19 anni, andavamo a fare la Bergamasca, avevamo paura ad andare al foglio di firma, però siamo maturati e non c'è stato questo gap che da under 23, perché di fenomeni ce ne sono sempre pochi, ci sono, come si parla di Bernal. Però sai, dopo cambia quando gli metti pressione. Allora adesso c'è un gap troppo largo tra gli under 23 e i professionisti. E tu devi aspettare l'under 23 almeno 3 anni, io dico almeno 3 anni. E noi pretendiamo, e poi si bruciano tanti corridori. Questo perciò andavo su Antonio Nibali, perché Antonio Nibali lo vedono tutto come il fratello di Vincenzo, perciò tra virgolette si può dire raccomandato. Invece l'avevo detto, era un po' invece, un eufemismo, però ha interpretato perfettamente quello. Ma chi corre in bicicletta, tu devi dare il massimo come direttore sportivo, gli devi dare tutto il massimo supporto, poi quando passano i 3, i 4, i 5 anni gli deve far capire che molto probabilmente è il momento di cambiare mestiere, ma senza presunzione, cioè dicendo al modo giusto, perché prima si parlava fuori onda, dice ma gli atleti hanno un sacco di alibi, per fortuna hanno gli alibi, perché sennò 1000 corridori devono stare a casa. È la forza del ciclista che non molla mai e si migliora giorno per giorno, e quegli alibi purtroppo servono per poter ancora affrontare i sacrifici per il futuro, se no... Però Stefano, dobbiamo anche dire che Antonio Nibali ha la fortuna di avere il fratello Vincenzo, perché se fosse rimasto... Ha avuto fortuna, se sì. Se fosse rimasto con un team come il vostro team, quindi un team mediocre, non avrebbe avuto la possibilità di andare alla Vuelta. Ci stai buttando giù, Luciano, perché è mediocre? Ma non perché, no, perché tu non hai medio livello, di medio livello, però no, tu devi dire di categoria, di ottima di categoria, ma che non è la Sky. Ma non hai la possibilità di correre come ce l'ha oggi Antonio Nibali, perché se andava forte poteva fare la Vuelta. Tu, se finisci la Vuelta, tu sai quanto è importante finire una grande corsa a tappe, che tipo di motore ti lascia in eredità. Ma io quindi non ti voglio contraddire, noi abbiamo fatto 2 Giri d'Italia, se non è stato inserito perché non era pronto. Ma i giovani che sono stati con noi hanno fatto 2 Giri d'Italia. Ho capito. Oggi invece Antonio ha delle chance diverse rispetto al passato. Ma è pure perché... più maturo, pronto. Se, esatto. se Antonio andava col Bahrain 3 anni fa, molto probabilmente avrebbe già smesso di correre. Noi siamo, i team professional devono essere una squadra come le contine deve avere un ruolo. Le contine devono tenere giovani talenti, devono tirare fuori, le professional devono far maturare 2-3 anni e magari... diciamo tra virgolette deve essere in controcampio che ti diano pure dei buoni risultati, e io parlo sempre del calcio, ma quella è la strada,
che però ci sia un valore economico che viene riconosciuto alle categorie minori, e dopo, se è veramente forte, va nel Pro Tour. Invece molto probabilmente è un Under 23, Moscon, parliamo di Moscon, Moscon non ho la certezza, addirittura si dice che lui vuole andare in Sky, pure noi, io sono andato parecchie volte dalla Zalf per chiedere di Moscon, ma non me l'hanno mai voluto dare perché vedevano che era un talento, ma il ragazzo voleva andare nel Pro Tour. Ma Moscon ha fatto fatica ad andare con la Sky, c'è stato di mezzo anche, tra virgolette, penso, credo, non vorrei sbagliare, una trattativa con Pinarello. Oggi stiamo parlando di Moscone, che è un fenomeno, capito che voglio dire? Perciò non è facile come lo intendiamo noi, perché non c'è un valore, non c'è il cartellino nei corridori. Se io ho un corridore, lo valorizzo, è della società, io farò di tutto perché ti volevo fare una è l'interesse personale della, cioè, di valorizzare i corridori. Ma così il procuratore arrivano, prendono 100 corridori, quello che va forte lo sistemano e dicono che so bravo, e tutti gli altri lo fanno smettere. Ma secondo te è giusto che i corridori a 23 anni e un giorno devono smettere di correre perché sono elite? Sulla senza scelta contratto. Della Astana, Stefano, l'anno scorso hanno avuto la possibilità di scegliere o Nibali o Aru. L'Astana ha scelto Aru. In questo momento non ti sembra che, probabilmente da come si è messo la stagione quest'anno, un Aru che è andato benino al Tour, io penso che dovevano tenere tutte e due se vuoi fare World Tour, perché non si possono fare, lo dicevamo prima, tre corse a tappa a altro livello. Perciò una Astana che è una potenza, cominciamo a capire che sto Pro Tour costa troppo. Io la vedo così. Un Pro Tour che tu investi 30 milioni di euro e non hai un valore di un atleta, non c'hai i diritti televisivi, io lo dico da 30 anni, da quando è uscito il Pro Tour, a Tirreno Adriatico con Manolo Sainz e Ferretti, che si sbagliava direzione. Quando noi vogliamo fare una squadra andiamo a chiedere una sponsorizzazione, ma lo può fare la Astana, uno Stato, lo può fare la Sky, la Green Edge, e fanno fatica. L'Ethics, che adesso sta, che in Belgio è il primo sport, c'è qualcosa che non funziona. Allora, se la Astana non ha tenuto Aru e Nibali, perché vanno d'accordo anche fuori gara, si vede, cioè, che, cioè in gara parlano, cioè, c'è un bel rapporto, poi la rivalità la creiamo noi, e non riesce a tenere due campioni così, Astana che può vincere Vuelta, Giro e Tour, perché lo puoi fare con due o tre campioni. Sì. Abbiamo detto che è difficile fare la doppietta, ci ha provato Quintana ma ci ha preso contro il muso. Significa che i budget si stanno riducendo per quel tipo di struttura, per quel tipo di calendario, perché tu c'hai 30 corridori al top. Io quando vedo il budget, no, c'ho qualche budget, lo sogno, no? Però Froome, se vincerà la Vuelta, ha vinto il Tour, ha vinto la Vuelta. Quindi... Ma sì, però non fa la Milano-Sanremo, non fa la Lombardia, non fa la Roubaix, perciò il ciclismo deve tornare un attimino un po' sulla terra. Oppure deve avere degli sponsor come la Nike, si può dire, non si può dire. Meglio vabbè. Diritti però... televisivi che tu ti alimenti con i corridori, con lo scambio, col mercato, fai un valore aggiunto, allora puoi ottenere più campioni. Ma oggi il Bahrain mi sembra non fortissimo perché c'è solo Nibali, si può dire? Perché l'abbiamo criticato, dov'era? Il Giro d'Italia non giocava la squadra, o mi sbaglio? Sì. L'unica squadra che può fare la differenza, che oggi magari pagherà Froome perché lo dicono tutti, c'è solo due gregari forti, Moscon che è l'altro. Non è come il Giro di Francia. C'ha Nieve. Sì, non però ha la, non è. Non ha la non, squadra del Tour. Cioè, allora pure là si ma la competizione è meno importante del Tour. E t'ho capito, però voglio dire, se tu vuoi vincere con Froome pur la Vuelta, tu metti a disposizione una squadra come il Tour. Vabbè, ma si fa per vabbè. Dire. Secondo me ci comincia a essere delle crepe, delle falle, perché pure gli stati a spendere 30-40 milioni del ciclismo non c'ha, come si dice, un ritorno. Qualità forte. Prezzo rende meno di quello che allora si spende. Tu vai a vedere tutte le squadre, c'hanno un leader, vuoi metterci la sfortuna che se uno si rompe la clavicola ti salta per le corse a tappe, non c'hai come si dice l'alternativa, è questo che non funziona. Noi dice vogliamo diminuire a 6 corridori, ma sono sempre talmente forti che la condizionano sempre la corsa. Oppure deve fare il fair play finanziario che dice più di 15 salari cam. Ma sono sogni, perché tanto abbiamo fatto le guerre, che io dico sempre la guerra dei poveri. Il ciclismo deve tornare ad essere squadre gestibili, dove c'è più battaglia e dove le squadre si possono rafforzare veramente. Poi è cambiato troppo, cioè tu
guarda nel Pro Tour, quante squadre riescono a ottenere il massimo per l'investimento? E il Tour lo vince uno solo, il Giro lo vince uno solo, e la World, questo è il corsa a tappe, parlo. Poi ci sono tutte le gare minori, però mi sembra pure che poi dopo ci interessa a noi, ma non interessa... alla gran parte delle persone. Del pubblico, no? C'è gente, per dire, in Giappone prima vedeva pure il Giro d'Italia, adesso vede solo il Giro di Francia. Non è normale se vuoi far crescere il ciclismo. Magari il Giro della Polonia, che è una grande corsa World Tour, lo vede proprio l'appassionato, ma non lo vede la massa. Assolutamente. E beh, secondo me non è benessere questo. Ci siano forse sarà invidioso perché non ce l'ho io, capito? Cioè io guardo le cifre, dici, ma non una squadra Pro Tour quanto è bella, però gli devo togliere tutti i zeri per fare una Continental, capito? E allora siamo un po' frustrati da un sistema che non è il nostro. Allora le regole vanno fatte copiando il calcio. Io ho un corridore, perché c'è spazio per tutti, faccio le Continental, lo valorizzo, ho il cartellino, perciò ho interesse a valorizzare tutti, vale. Poi lo vuoi passare a professione, è un talento, come ha fatto un po' l'Andronico Bernal che va alla Sky, ma tu c'hai un rientro per investire ancora sui ragazzi. Ma noi diciamo che gli sponsor si trovano e si trovano. Domanda che ti faccio, tanto ce lo facciamo sempre io e te i discorsi. Dimmi quanti sponsor nuovi sono entrati nel ciclismo in Italia. Quanti sono andati via dal ciclismo? Vabbè, quello facevi prima, non ci sta nessuno, ci sta quattro sponsor. Quattro sponsor, quattro squadre per dire, no? I principali, i sponsor che vogliono fare i diretti sportivi, giusto per essere in tema. E di che stiamo a parlare? Di che cosa parliamo? 16 posti di lavoro per diciamo, per noi addetti ai lavori, 120 direttori sportivi a spasso. Funziona il ciclismo così? Chiaro. Cioè almeno nel calcio salta una panchina perché Stefano ha una testa da quiz, però ti piglia il bar in Serie B. Oppure ti prende, che ne so... Oddio, anche se anche in quel caso no, la ma no, perché tanta è gente, tanta, però ho capito cosa però tanta dire. Gente, capito, dice, ma il calcio è uno sport che tu vai... Non c'è... Ti siedi, c'è il tuo posto e lo vivi, no? Poi può piacere o non può piacere, a me mi piacciono tutti gli sport, ho praticato no, un po' effettivamente l'assenza del cartellino fa la differenza. La patrimonializzazione perché, del personale, e poi, delle persone che tu hai sotto. E poi una squadra si deve chiamare, non voglio di Pescara, Chieti, però deve avere un'identità per 30 anni, cioè tu vendi il gadget, la maglia ed appartenenza, sì, lo sponsor sì. Adesso è un di più. E invece qua lo sponsor che troviamo in Italia è lo sponsor che investe, per carità, grazie, chapeau, ma perché vuole giocare? Perché vuole fare un detto sportivo? Vuole fare il manager? Chiarissimo, ci dobbiamo fermare però adesso, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare bici da corsa e turismo Scott, Merida, Argon, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip, abbigliamento personalizzato Biotex, P6, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning CD, Scott, Mavic. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese un'affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 810129. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione ha controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Biker. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo per questa sera. Ci spostiamo, chiudendo la parentesi dei professionisti, ma come vedete poi ogni settimana riapriamo nella prima parte il discorso, in questo caso legato alla Vuelta di Spagna che si sta correndo e che vedrà nei prossimi giorni le tappe più importanti, quelle decisive, quelle che decideranno insomma chi arriverà in maglia rossa a Madrid. Ci spostiamo in Molise, cioè torniamo in Italia, torniamo non proprio a casa nostra, in una regione confinante, per analizzare la gara che concludeva il nono trittico del Molise, la gara, il Memorial Tamburi di Castelpetroso. Eccolo qua, eccole qua le immagini, per cui ringrazio. Lo faccio sempre, ma lo faccio anche stasera. Tony Di Matteo, sempre puntuale e preciso nella raccolta delle immagini, anche nel montaggio. Comincio, Gaetano, da te per fare un bilancio di questa giornata di Castelpetroso. È stato un bilancio positivo. Peccato che a un certo punto il tempo è arrivato nubifragio, quindi ci ha creato un po' di panico, però poi siamo riusciti a contenere tutta la situazione, un'ottima partecipazione e soprattutto ha confermato quello che era l'idea l'ideatore, che Piero Di Girolamo è stato veramente bravo a fare questo trittico, perché oramai sono 9 anni che porta tantissimi allievi nel Molise. E poi l'organizzazione è cresciuta, quindi tutte e tre le manifestazioni sono di livello e questa è una bella soddisfazione per il nostro Molise, che qualcuno dice che non esiste più.
Sì, poi parleremo anche di questa polemica, ma in sostanza di questo inghippo poi che c'è stato, di questo accorpamento del comitato molisano all'Abruzzo. 70 partecipanti, restiamo per il momento sulla gara, in rappresentanza di 20 squadre, 10 km e 400 metri il circuito da ripetere 6 volte. Vediamo insomma che il tempo non è stato clemente, come ci hai detto. Vittoria di Lorenzo Germani, che evidentemente non solo ha saputo essere costante nelle tre prove, ma addirittura questa l'ha vinta. Ma lui ha vinto sia la prima che l'ultima. E l'ultima. E la seconda è arrivato settimo. Quella di Boiano, però, è stato vittima di un incidente meccanico e ha dovuto inseguire per più di 15 km da solo per rientrare. È un ragazzo da tenere d'occhio perché secondo me è molto molto valido. Assolutamente. Michela, vengo da te. Anche a te chiedo insomma un giudizio su questa ultima prova, che peraltro è, come detto, inserita all'interno di un trittico che ha riscosso comunque successo e che ha riportato il ciclismo giovanile sulle strade del Molise, e sappiamo quanto per una regione così piccola sia importante anche mettere in mostra i talenti del ciclismo italiano. Beh sì, è stata una. Questo è il memorial, il quarto memorial Carmine Tamburri dedicato a mio padre, che è scomparso 4 anni fa. È stata l'ultima prova di questo trittico, e nella categoria allievi, che è sicuramente una delle categorie più avvincenti nel settore giovanile. È stata una gara importante, tecnicamente molto difficile, peggiorata sicuramente anche dalle condizioni atmosferiche, che sono state pessime, direi. Però i ragazzi comunque alla fine sono stati anche molto intelligenti, sono riusciti a correre con la testa, non hanno preso pericoli particolari, eccetto qualche scivolone. Insomma, tutto si è concluso come di consueto, quindi è andato tutto bene. La partecipazione, come dicevi tu, è stata abbastanza cospicua per la categoria, insomma, quindi siamo nella media, i numeri sono quelli della media del settore, e 70 partenti, 20 società, quindi è stato un ottimo risultato per noi organizzatori. Una cosa importante, insomma, molto diversa, particolare rispetto alle edizioni precedenti, è stata quella di aver abbinato l'evento sportivo, quindi la gara ciclistica del pomeriggio, ad un evento turistico religioso al mattino, perché sulla scorta di una iniziativa della regione Molise, che è stata credo abbastanza lungimirante nell'aver previsto un bando, insomma un'iniziativa che premierà sicuramente gli eventi che saranno in grado di abbinare questi aspetti, insomma, sportivo, culturale e turistico. Appunto, abbiamo qui a Castel Petroso, dove il simbolo preminente è quello del santuario, della Basilica Minore della Dolorata, abbiamo cercato di abbinare l'evento sportivo con un incontro, una visita guidata all'interno della Basilica, che al mattino ha visto una bella partecipazione anche di turisti provenienti, insomma, da vari posti d'Italia. A mio avviso il bilancio è estremamente positivo, e comunque speriamo di poter continuare sempre meglio, nonostante le difficoltà, anche nei prossimi anni. Peraltro questa manifestazione arrivava ad Indiprete, che è una frazione di Castel Petroso, detto bene? Sì, Castel Petroso è un comune di circa 1700 abitanti, alle pendici del Matese, in provincia di Isernia, ed è composto da diverse frazioni. Quella nella quale si è svolta la gara ciclistica è appunto la frazione di Indiprete, che comunque ha una grande tradizione ciclistica. Lei immagina che in passato, quando io ero molto giovane, erano soltanto in questa frazione erano presenti ben 5 squadre di ciclismo, tra appunto le categorie giovanili e gli amatori, quindi gode di una bella presenza di appassionati, e tant'è che la società organizzatrice di questo quarto memorial è appunto la Ciclistica Molisana, neonata società quest'anno, che prende, insomma, ha origini dalla società che mio padre aveva
avuto insomma, la sua guida per circa 30 anni, che poi è stata, insomma, è cessata l'attività agonistica della società, ma quest'anno per volontà della nostra famiglia, in particolare di Giancarlo Tamburri, che è l'attuale presidente, è stata ricostituita. Speriamo appunto di poter ricreare nuovamente un movimento entusiasta e volenteroso di bicicletta. Ecco perché probabilmente Gaetano questa storia dell'accorpamento proprio vi lascia, continua a lasciarvi un po' di amaro in bocca. Sì, ma prima di rispondere adesso, vedendo, chiedo scusa, poi rispondo, vedendo la scritta Molise Ricambi, devo salutare lo storico direttore sportivo della Molise Ricambi, che molti di voi conoscono, Paolo Milano, il quale sta attraversando un momento di salute molto molto delicato, per grazie di Dio risolvibile, e spero, lo invito da qua, Paolo, torna presto perché il ciclismo molisano ha bisogno di te. Era il direttore sportivo della Molise Ricambi, ha dato tanto al ciclismo, ora sta passando un momento particolare, lo aspettiamo presto. Assolutamente, presto, ci uniamo al tuo auspicio, decisamente. Per quanto riguarda, sì, invece, per quanto riguarda la domanda, sì, diciamo che il nostro piccolo Molise, qualcuno poi magari lo vuole confrontare ad altre regioni e parla di numeri, non ci dimentichiamo che noi siamo una regione di poco più di 300.000 abitanti, sì, quindi se vanno a fare Le proporzioni abitanti e società, vedranno che stiamo messi molto ma molto meglio di tante regioni che vanno predicando chissà che cosa. Diciamo, ci sono tre paesi in particolar modo dove il ciclismo è radicato di più rispetto, noi non teniamo una grande tradizione ciclistica proprio nel territorio molisano, è Casa Calenda, Castel Pedroso e Oratino. Queste tre zone, diciamo, godono da sempre. Quindi diciamo dove il ciclismo è stato sempre di casa. Certo. E da lì bisogna ripartire, qualora ci fanno ripartire. Assolutamente. Poi continueremo a parlarne e poi sentiremo anche Manuela, che è espressione insomma di questa regione a livello ciclistico. Però, visto che abbiamo visto le immagini di questo quarto Memorial Tamburri, ci andiamo ad ascoltare i primi tre classificati: Lorenzo Germani, Luca Russo e Mattia Pomenti. Questo trittico del Molise, Lorenzo Germani l'ha concluso nel migliore dei modi, con una vittoria che ufficializza l'acquisizione della maglia di questa nona edizione. Sì, oggi siamo riusciti ad onorare al meglio questa corsa e questa maglia. È stata molto dura perché c'è stata abbiamo preso molta acqua a inizio gara. Poi si è calmato un po', però la strada è rimasta molto viscida. E niente, dopo la sfortuna di domenica scorsa, oggi siamo riusciti a vincere. Ecco, facciamo un po' un resoconto di tutte e tre le manifestazioni che ti hanno visto comunque protagonista. La prima è andata molto bene, sono riuscito ad arrivare da solo e a prendere la maglia. La seconda è andata un po' male, ho forato inizio corsa, perciò è stata una gara un po' anomala. E oggi invece è andata nel migliore dei modi, come la prima volta. Un successo che ti ripaga di tanti sacrifici e che va dedicato anche ai compagni di squadra e un po' a tutta la società. Sì, è ovvio, questo qua è la squadra che mi permette ogni domenica di partecipare alle corse, e della squadra che mi supporta sia moralmente che durante la corsa comunque. Luca Russo, in virtù dei piazzamenti precedenti, puntavi più al podio su questa corsa o alla classifica generale? Ma sono partito con la speranza di puntare su tutte e due, però ho cercato di attaccare fin dal primo chilometro, di fare una gara dura e selettiva, e alla fine la spuntata Germania su di me gli ultimi 50 metri. Qualche rimpianto? No, nessun rimpianto, perché ci ho provato fin dal primo chilometro, però non è andata, mi sono giocato in volata e ho dato il tutto per tutto. Raccontaci soprattutto il primo giro funestato da questa bomba d'acqua. Il primo giro il gruppo era compatto, poi ha cominciato a piovere e ha dato grossi problemi a gran parte del gruppo. In discesa il gruppo si è frazionato e siamo rimasti una decina al comando, e poi la gara, il gruppo si è spezzato man mano durante i chilometri successivi, e alla fine siamo rimasti in cinque e ci siamo giocati la volata.
Parole e voce anche a Mattia Pomenti, terzo piazzamento in questa ultima prova del trittico, una gara che ha vissuto momenti e variazioni estreme, si è passati dalla pioggia al sole, dai pericoli in discesa alle fatiche in salita. Sì, è stata una bella gara, peccato per la pioggia che però mi ha avvantaggiato, ho tenuto il turno fino allo scollinamento. Siamo rimasti compatti in discesa, ci hanno recuperato agli ultimi 600 metri, hanno lanciato la vada lunga e mi hanno fregato agli ultimi 100 metri, ho fatto terzo. Ecco, raccontaci complessivamente dove è stato il giro più difficile, forse quello con la pioggia, anche se magari si confà a quelle che sono le tue caratteristiche. Sì, è stato il momento in cui è iniziato a piovere, che non frenava più la bici in discesa, è stato un momento più difficile. Bravi, bravi ragazzi, bravi primi tre. Allora, Gaetano, torno da te perché tra le altre cose, proprio in relazione a questo fatto dell'accorpamento Abruzzo-Molise, sabato, dopodomani alle 17.30, ci sarà nel comune di Oratino, perfetto, giusto? Un incontro tra le società ciclistiche. Farete un po' un brainstorming, ne parlerete tra di voi, insomma. Sì, diciamo che per iniziativa appunto del gruppo sportivo Oratino, le altre due società, la Molise Ricambi e la Ciclistica Molisana, che hanno organizzato il trittico, è partita questa iniziativa di incontrarci per valutare un po' la situazione, perché praticamente a noi ci è arrivata una tegolata senza che nessuno sapeva niente. Abbiamo fatto anche qualche minuto di contestazione, ma abbiamo contestato il modo come si è arrivata a questa situazione. Non è che abbiamo qualcosa contro il Comitato Regionale Abruzzese o contro il suo presidente che è Mauro Marrone. Questo lungi da noi, non è questo. Però, peraltro presente a Castelpetroso, Mauro Marrone. Vabbè, anche qui Mauro Marrone è venuto, si è mantenuto sempre, diciamo, ha iniziato questo suo tour, non è venuto neanche a salutarci, per essere sinceri, siamo stati noi. L'ho visto con la coda dell'occhio inizialmente, perché magari è arrivato nel momento in cui stava piovendo e si era riparato sotto un balcone. Poi quando il tempo è migliorato è rimasto comunque sempre fermo vicino al palo dei 100 metri, si era affezionato a questa distanza, quindi è rimasto sempre lì. Però da uomo di sport penso che sarebbe stato bello andare a salutare la vedova di Carmine Tamburi, gli organizzatori, farsi vedere. Però questa non è giusto, diciamo, per precisare. Tra l'altro era venuto, tra il pubblico c'era anche il presidente del Comitato Regionale Campano, Pino Cutolo, stessa cosa ha fatto pure lui, però chiaramente forse magari quel minuto di contestazione che abbiamo fatto sicuramente non gli ha fatto piacere, perché sono amici del grande presidente. Probabilmente in quel caso forse ci sarà stato anche un po' di imbarazzo, immagino. Ma sicuramente, ma non c'era motivo, almeno con gli organizzatori, cioè come persone, come uomini, noi non abbiamo niente contro nessuno. Da questa riunione uscirà una posizione univoca, un documento, qualcosa? Sicuramente, noi chiederemo di ripristinare quello che è la delegazione, perché attenzione, spesse volte, io ho sentito anche giovedì scorso, peccato che la ricezione non era buona da me, c'era, se non sbaglio, il vicepresidente nazionale, sì, Rocco Marcheggiano. E qualcosino che ha afferrato, ho sentito delle notizie che non mi piacciono, non stanno né in cielo né in terra. Per capire bene quello che è la situazione, penso che, mi avviso, dobbiamo rivedere un po' quello che è la storia, è giusto sentire un attimino, se c'è qualche secondo, quella, sì, che sì, è la, sì, storia del ciclismo molisano. Allora, il ciclismo molisano per tanti anni, e penso che sia Rabottini sia Giuliani se lo ricorda, in particolar modo Giuliani, diciamo, che qualche volta ha detto anche qualche aneddoto, cioè sportavano la maglia con la scritta Abruzzo e Molise, questo fino al 1982, quindi diciamo noi eravamo rappresentati. Adesso io non conosco neanche quello che è successo, perché so che è stata un'email sotto le ferie, dice la delegazione non esiste più. Il nostro comitato regionale, dall'autonomia che ci è stata data nel 1982, dopo, non è che ce l'hanno, è scesa dall'alto,
ma c'è stata una lotta col comitato regionale molisano, cosa abruzzese, per avere questa autonomia. All'epoca c'era presidente Tomassetti da Avezzano. Quindi siamo arrivati a un'assemblea abruzzese con due pulma dal Molise, uno per la provincia di Isernia e uno per la provincia di Campobasso, certo. Tra i quali quella per la provincia di Isernia era capeggiata appunto dal papà di Michela. Quindi Carmine Tamburi era uno tra i più animati per avere questa autonomia. Questa autonomia è quello che devono capire i dirigenti della federazione, perché io vi do dei numeri che poi magari qualcuno penserà. Cioè noi nel 1969, parto da lontano, tutto il territorio molisano, parliamo di territorio molisano, aveva un solo tesserato, uno, 300.000 e passa abitanti, un solo tesserato della federazione. Nel 1972, quindi diciamo è iniziato appena appena a muoversi qualcosa, tenevamo 3 società e 13 tesserati. Nell'81, 1981, e qui voglio far riflettere Rocco Marcheggiani e il presidente Di Rocco, sull'iniziativa del movimento che c'era, praticamente stavamo lottando per l'autonomia, siamo passati a 31 società e 440 tesserati, per arrivare nell'85 a 45 società. Se uno va a fare quello che dicevo prima, il numero delle società rapportate al numero di abitanti certamente c'era e lo confronta adesso con tutti quello che vuoi, perché tanto si va sulla federazione, è facile trovare i numeri, vede i rapporti e vede che eravamo forse i primi in Italia. Adesso con questa situazione, togliendoci l'autonomia della delegazione, perché il comitato, l'autonomia del comitato noi l'abbiamo persa 5 anni fa. C'è il comitato regionale molisano democraticamente eletto, non è stato più eletto già da 5 anni fa. Poi la federazione, probabilmente per dare un contentino a qualcuno, non lo so, quindi ha nominato la delegazione. A capo della delegazione, senza chiedere niente alle società, le società praticamente non hanno messo lingua in niente, è stato nominato il presidente uscente Belpulsi, che è rimasto ancora lì per 4 anni. A fine anno, l'anno scorso praticamente, neanche a inizio dell'anno questo, e qui la cosa è poco chiara, a un certo punto mandano a casa Belpussi e viene nominato a capo della delegazione Virgino Rabone, tra l'altro abruzzese, però lui collabora col CONI, una persona di grande esperienza, quindi le società lo hanno accolto molto bene. Però non è stato chiesto niente alle società, anche in questo caso, non è che hanno detto alle società, guarda che vi cambiamo il delegato, che ne pensate? A mio avviso sì, le società dovrebbero avere qualcosa. L'arrivo di Virgino Rabone, uomo di sport, di grande esperienza, praticamente ha portato un entusiasmo nuovo. Sembrava che, come quando abbiamo avuto l'autonomia, subito sono arrivata, e la stessa società, la Ciclistica Molisana, si è riaffiliata anche a questa iniziativa. È nata un'altra società, e questo mi dispiace, una società abruzzese è venuta a affiliarsi da noi, probabilmente aveva qualche problema con la dirigenza di qua, e ci sono stati dei contatti con quelle società molisane che magari avevano avuto qualche diverbio col vecchio presidente, quindi ognuno fa come vuole, cioè ognuno si assume le proprie responsabilità. Ci sono stati dei contatti che vorrevano rientrare già a partire dall'anno prossimo. A mio avviso, l'unica cosa è questo, noi chiediamo che questa delegazione dovevano dare almeno un biennio per poi tirare le somme. Certo. Alla fine, mandando a casa Virgino Rabone, io non riesco a capire se l'hanno mandato a casa perché Rabone lavorava male o perché Rabone ha fatto troppo bene. Cioè, e spero che Virgino Rabone ascolterà, ma quando lo incontrerò ce lo dirò. Siccome è anche molto amico di Renato Di Rocco, è molto amico anche di questo Rocco Marcheggiani, li prende a 4 occhi, ma perché quello più danneggiato come immagine è lui, e non è giusto. Sì, il discorso è chiarissimo, peraltro abbiamo già ribadito nelle puntate precedenti, voi contestate, se vogliamo, la scelta e le modalità. Le modalità della scelta. Il vicepresidente della Federciclismo settimana scorsa in questi studi
la dico terra terra, perché altrimenti poi il discorso diventa enorme. Probabilmente ne ha fatto un discorso di spending review, dicendo sicuramente sono state sbagliate le modalità, probabilmente dal punto di vista economico è stata fatta una scelta di questo tipo. Io non sono né d'accordo, mi devi consentire un attimo questo però devo anche andare da Manuela, perché, e poi anche la pubblicità. Perfetto. Però è giusto che chiariamo. Allora, per quanto... Io voglio chiarire con Rocco Marcheggiano. Questo signore, tra l'altro, abruzzese, trapiantato in Piemonte. Va bene, una regione con... poteva dire anche questo, ma glielo dico perché il motivo. C'è una regione con 4 milioni e 400 mila abitanti. Se uno va a vedere al Giro d'Italia non c'era una squadra dilettante. Il Molise presentava una squadra dilettante all'Under 23. Probabilmente questo può darsi che gli brucia, ma lasciamo stare. Per quanto riguarda il problema economico, non esistono problemi economici. Sì, sì, l'hanno spiegato settimana addirittura scorsa. Guadagnavano 5.000 euro su questa delegazione regionale. Quindi le chiacchiere, probabilmente i problemi sono altri, ma che lo dicano. Sì, 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 chiarissimo. Che abbiano il coraggio, se hanno gli attributi, che lo dicano. Chiedo scusa per assolutamente le parole. No, ci mancherebbe. Chiarimento giustissimo. Vedremo, insomma, Stefano, velocissimo. Faccio il passaporto, passo in Molise. No. Ah, fai il passaporto. Ti accettiamo ben volentieri, una stretta stasera di mano. Stasera abbiamo bisogno di uno come te. Va bene. Poi ovviamente continueremo a visionare. Michele, ti chiedo il dono della sintesi, però, perché altrimenti poi devo andare in pubblicità e nel frattempo dovrei anche fare qualche domanda a Manuela. Prego. Soltanto una considerazione. Concordo pienamente con quello che diceva Gaetano, ma e concludo dicendo che queste modalità, questo atteggiamento della federazione, di cui io personalmente sono stata rappresentante provinciale per diversi anni, sicuramente non fanno bene al movimento, perché comunque disaffezionano le persone e gli appassionati a un mondo che già di per sé è difficile. Quindi andare a togliere una rappresentanza, cioè andare proprio ad eliminare una rappresentanza sul territorio, significa togliere voce al territorio, significa togliere voce agli appassionati e ai praticanti. Sì, questo è certo. Va bene. Manuela, tu da Molisana, ma anche ovviamente a questo punto non sei proprio all'interno di questo discorso, tu come lo vivi questa diatriba? Che ti sei fatta un'idea? Ma comunque non la ritengo una cosa giusta, perché il Molise c'è e purtroppo va a danneggiare quello che è il ciclismo molisano. Tu sei un prodotto del ciclismo molisano, del ciclismo femminile molisano. Ne abbiamo parlato molte volte del ciclismo rosa. Ci racconti un po' la tua storia? Sì, allora io ho iniziato purtroppo tardi ad andare in bicicletta. Con mio padre in mountain bike, poi ho iniziato a fare le gare amatoriali. Sì, le Gran Fondo. Sì, le Gran Fondo. E peraltro hai ottenuto tanti successi, ho letto sì. Un po' la tua storia. Sì, nelle Gran Fondo sì, poi sono passata Elite e questo per me è il secondo anno tra le professioniste. Fai parte della squadra Conceria Zabri Fanini Guerciotti, raccontaci un po' che squadra è, come ti trovi all'interno della squadra, come ci sei arrivata. Sì, allora la squadra si trova a Lucca, mi trovo benissimo, le ragazze, con le ragazze abbiamo costruito un bel gruppo, ma non mi posso lamentare, dai, comunque... Peraltro è una squadra, Luciano, che ha una storia, se vogliamo, imprenditoriale alle spalle, vero? Diciamo che la famiglia Fanini hanno investito sempre negli anni nel ciclismo femminile, raccogliendo anche grandissimi successi, e quindi è andato in una squadra dove sicuramente può crescere tranquillamente e fare soprattutto un'attività agonistica a 360 gradi. Grandi competizioni, sappiamo che purtroppo per fare attività femminile dobbiamo
spostare il baricentro del ciclismo dalle Marche in su, e la Toscana è una delle regioni che più ha investito e sta investendo su questa attività sportiva, quindi una società che dà garanzia per chi ha questa grande passione. Io volevo domandare soprattutto che tipo di esperienza hai avuto nell'ultimo Giro d'Italia. Sappiamo che è stata un'esperienza positiva, hai attraversato anche la tua regione e hai concluso questa manifestazione. Che cosa ti porti dietro? Beh, sicuramente è stata un'esperienza davvero durissima, soprattutto perché ho iniziato tardi ad andare in bicicletta e quindi al secondo anno mi sono ritrovata a fare un giro rosa, però è stata l'esperienza più bella della mia vita. Un confronto internazionale, hai avuto la maniera di conoscere le grandissime atlete di questo sport. Comunque mi sono trovata a correre con le atlete più forti del mondo. Il mio pensiero era sempre lo stesso, chissà se ce la faccio, se ci riesco, e alla fine l'ho portato a termine e posso dire che sono soddisfatta. Quanto secondo te, insomma, tu che hai corso un giro rosa, quindi con il meglio del ciclismo italiano e internazionale, quanto pensi che ti manchi ancora per arrivare ad un certo livello? Peraltro qui vediamo proprio la tua squadra, dove c'è anche un abruzzese. Questa sei te? Ti abbiamo proprio beccato in maniera puntuale. Quanto pensi che ancora ti manchi nel motore, non solo, anche nella maturità? Prima Stefano parlava di maturità, se vogliamo, non solo di gambe, soprattutto di testa. Beh, la maturità è quella che conta, perché iniziare tardi ad andare in bicicletta e fare ciclismo è davvero dura, perché io penso che andare in bicicletta è una cosa, poi fare ciclismo è un'altra cosa, e l'esperienza conta. Assolutamente. Tu sei di? Rocchetta Volturno. Rocchetta Volturno, provincia? Di Isernia. Di Isernia, quindi insomma puntata bifernina, giusto, ho detto bene? Pentra. Bifernina cos'era? È un'altra zona. Fiume Biferno attraversa la provincia di Campobasso. Siamo vicini. Chiedo scusa. A proposito di Molise, allora rivediamoli gli appuntamenti, visto che insomma sono in tanti che ci seguono, e non solo in Molise, anche in Abruzzo, viva Dio, che ci seguono. Vediamo gli appuntamenti alle 21 in diretta su TV6 canale 14 in digitale terrestre, all'una la prima replica, 17:20 seconda replica, questa seconda replica delle 17:20, lo dico sempre, dipende molto l'orario di messa in onda dal conduttore, cioè se sfora oppure no. Quindi mettete, siccome è sicuro anche stasera andremo oltre 22:30, vero Silvia, che tu sorridi, ma è così, mettete qualche minuto prima domani, non mettete alle 17:20, altrimenti vi trovate già alla prima pubblicità. In questo momento siamo in diretta anche sul canale 606 del Molise. Domani alle 21 invece la replica integrale sul canale 12 del digitale terrestre in Molise, Telemolise 2. Siamo parte della stessa famiglia e dunque così abbiamo anche una copertura su due regioni. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale e poi torniamo perché dobbiamo parlare del Maiella Tour. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare bici da corsa e turismo Scott, Merida, Argon, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip, abbigliamento personalizzato Biotex, P6, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning CD, Scott, Mavic. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu.
per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16.
Eccoci rientrati, ultima parte di Velo per questa sera. Continuate a seguirci non solo sul canale 14 del Digitale Terrestre, non solo sul canale 606 per chi ci segue dal Molise, anche sulla nostra pagina Facebook, quella di TV6 e quella di Velo. Complimenti a Gaetano Rossi per la passione che ci mette. Ci spostiamo adesso per parlare del Maiella Tour. Lo facciamo con Carmine Marulli. Carmine, anche in questo caso ci gustiamo mentre parli, fai un bilancio di questa manifestazione che avevamo già detto la settimana scorsa aveva subito un posticipo, non come i posticipi del calcio dal pomeriggio alla sera, ma di parecchi giorni. È arrivato finalmente il grande giorno, il Maiella Tour. Raccontaci un po' com'è andata, anche se so che ci sono stati dei problemi, vero? Cioè, ci sono che non riguardano la manifestazione tecnicamente parlando. Diciamo che la voglio vedere sotto questa chiave di lettura, dove, siccome siamo dei novelli, dei novizi, dovevamo subito dimostrare se eravamo in grado oppure meno di poter reggere la pressione, di poter stare sul palcoscenico delle Gran Fondo e ovviamente, siccome siamo dei sognatori, non ci siamo fatti mancare nulla. Quindi in ultimo è arrivato un incendio enorme, l'amico del Molise si lamentava per la bomba d'acqua che era caduta sul Molise e noi invece magari pregavamo la sera per avere un incendio, anche perché tanto credo che se non arriverà un incendio, ahimè, non ce la faranno a tutt'oggi a spegnere questo incendio ancora presente sul Morrone. Sì. Quindi niente, ci siamo trovati dopo aver dato il via alla manifestazione con tutti i nulla osta, tutto quello che concerne i permessi, abbiamo dato il via a questa manifestazione. Ecco Daniele Schiazza anche, sì, che salutiamo. Nella serata di venerdì ci è arrivato un comunicato da parte del viceprefetto aggiunto dell'Aquila che in maniera, diciamo così, per usare un eufemismo poco cortese, ci ha liquidato dicendo che avevamo la diffida ad avvicinarci sul territorio aquilano e ci ha detto semplicemente non abbiamo più nulla da dirci. Da lì, per chi organizza mi può capire, per gli altri sembra quasi una barzelletta. Sono cominciate telefonate infinite, ore e ore e ore di conversazione. Quante batterie scaricate? Il telefono era sempre collegato alla corrente. E a un generatore è tutto collegato. Diciamo così, la cosa bella è che si andava step by step, facciamo il punto della situazione ogni mezz'ora, sembrava veramente abbiamo dovuto gestire una crisi. E quindi ci segnavamo con Luciano, diciamo, ci segniamo tra mezz'ora quando cercheremo di aver trovato il punto della situazione, avere la mente un po' più serena. E così da lì con le telefonate, la politica, gli enti, la Tenenza di Popoli che ha avuto un ruolo fondamentale con il tenente Marinucci, che non è che ha fatto quello che poteva, ha fatto anche quello che non poteva. E tutti i sindaci, insomma c'è stata una collaborazione generale, generalizzata. Sabato alle 17 eravamo in prefettura con la provincia, un tecnico della provincia, il responsabile dei vigili del fuoco, la tenenza, due tecnici del comune di Tocco da Casaurio, il buon Luciano e l'assistente del tenente Marinucci. E dopo un po' di ipotesi, di soluzioni anche un po' fantasiose. La più fantasiosa? La più fantasiosa era prendere un autobus per far riscendere questi ciclisti da San Dofemi, in quanto potevamo creare una calca per le strade, anche se si rientrava in maniera cicloturistica, voglio dire. La gara è terminata a San Dofemi. Ovviamente quando sei in quelle condizioni ti devi prendere tutto quello che viene, devi cercare anche di dosare le parole perché i nervi sono a fior di pelle. Eh sì. E nonostante che abbiamo, cioè la fortuna è stata che abbiamo fatto la telefonata e colui che aveva l'autobus non ha risposto al telefono, se no ci capitava di dovevamo portare anche su un paio di autobus. Solo la grande passione di un organizzatore può fare miracoli come hai fatto miracoli alla fine, pure voglio dire
Più che passione, è quasi un po' di follia questa qua. Diciamo che c'è un discorso più ampio che noi abbiamo voluto intrecciare una manifestazione dal respiro nazionale con un piano di rivalutazione del territorio e quindi in sinergia con l'amministrazione comunale. Cerchiamo appunto di puntare con tutte le forze possibili a far diventare questa manifestazione una manifestazione importante, perché come già abbiamo ripetuto, ma lo ripetiamo per gli amici a casa, noi compriamo tutto a chilometro zero, facciamo le premiazioni nelle botteghe del paese, non abbiamo un supermercato, abbiamo ancora gli alimentari, compriamo tutto quello che serve, tutto sul territorio a chilometro zero. Cerchiamo di fare indotto alle chiacchiere che spesso fanno questi amministratori. Cerchiamo di dare delle risposte cercando di creare indotto con quello che è la nostra passione, quello che sappiamo fare bene. E devo ringraziare Luciano, perché veramente in Luciano, prima sentivo parlare federazione, ende, non ende. Hai trovato una spalla su cui quasi disperarti, non piangere. C'è stata Luciano sorride, ma c'è stata una fusione. Una fusione. Luciano D'Onofrio. Luciano D'Onofrio. Luciano Rabottini. Luciano Rabottini ti avrebbe detto, ma chi te lo fa fare? Esatto. Stai a casa, capito? Esatto. Perché a volte stare dietro alla burocrazia per mettere su una manifestazione, veramente a volte i potenti sono anche molto maleducati rispetto a... dipende, poi magari nella maleducazione più generale, generalizzata, magari vai a incontrare così delle mosche bianche. In questo caso lo devo fare il nome della dottoressa di Baldassarri, che è stata molto disponibile, il prefetto, e ci ha ascoltato. Forse perché il marito va in bici. Ah, forse per quello. Forse per quello. Ci ha ascoltato. Per il resto esiste solo ed esclusivamente il gioco del calcio. Io questo non mi stanco mai di ripeterlo. E niente, andiamo avanti, già siamo al lavoro per il prossimo anno, abbiamo preso la data del... Comunque la manifestazione è partita. Sì, la manifestazione è partita. Ho visto le immagini dei partenti, c'è stata una grandissima risposta da chi poi... Sì. Poi ovviamente le notizie, anche noi abbiamo comunicato che c'erano tre ipotesi. La prima, qualora avesse piovuto, la gara si sarebbe potuta svolgere per intero. Magari c'era la seconda ipotesi, il piano B, dovevamo arrivare a San Leofemi, abbiamo chiamato il sindaco Crivelli, molto gentile, ci ha dato la disponibilità di arrivare in località Piane Macere, dove abbiamo allestito l'arrivo volante. E la terza possibilità addirittura che non si faceva la manifestazione, perché qualora la mattina il fuoco avesse attraversato il comune di San Leofemi, purtroppo non potevamo dare il via. E quindi sono state ore di ansia, siamo stati sempre in apprensione, però finalmente abbiamo dato il via a questa manifestazione. Faccio un flashback con quello che ho detto prima: abbiamo dimostrato che le cose le possiamo fare con il supporto tecnico degli amici di Luciano, e abbiamo fatto anche bene. Avevamo 73 uomini presenti sul percorso, ogni rotonda avevamo 4-5 uomini, dipende dalle uscite che aveva la rotonda. Non c'era una strada, un vicoletto che non era presidiato, e quindi insomma ce l'abbiamo fatta. Per fortuna. Intanto, diciamo, prima di venire da te, prendo spunto, mi perdonerete, una piccola parentesi, perché tra i vari ringraziamenti io devo salutare davvero tanto. Complimenti intanto a Carmen, con la sua tenacia e passione è riuscito a realizzare questa bellissima manifestazione, ti scrive Danilo. Devo ringraziare davvero tantissimo gli abitanti di Toccola Casauria che ci hanno contattato anche fino ad oggi, perché ci seguono le nostre trasmissioni, e noi ne siamo particolarmente contenti. Vi salutiamo, voi da Tocco da Casauria, così come tutti quelli della nostra regione, e non solo, come avete visto, perché cerchiamo di essere anche, quando possiamo, interregionali. Luciano, sei stato organizzatore, psicologo anche, di sostegno, ruolo complicato, poi andiamo a sentire i primi tre. Sì, Carmine ha ripetuto troppe volte il mio nome, ha detto troppe volte Luciano. Niente, qui quando si tratta di questi casi si collabora, bisogna fare squadra corta, ma
indubbiamente, come l'ha già detto e lo ripetiamo, siamo riusciti a fare questa manifestazione, ma veramente proprio grazie a queste 5-6 persone, queste autorità. Non ci dimentichiamo che di sabato pomeriggio alle 18 siamo stati convocati in prefettura, quindi non è uno scherzo. Sì, sì, no, certo. Ci sono stati vicini, ma proprio per trovare la quadra e svolgere la manifestazione, perché noi avevamo praticamente la gara si svolgeva in un tratto, diciamo in sequenza, in un tratto della provincia di Pescara, per poi passare in un tratto dell'Aquila, per poi rientrare a Pescara. Ci si è tappato questo tratto centrale aquilano, ma non per causa dell'Aquila o delle persone, adesso per non criticare, ma c'erano queste condizioni di pericolo, di fumo, di polveri sottili, eccetera, per cui ci siamo ritrovati a nemmeno meno di 24 ore dall'evento, sì, con una situazione al limite del drammatico, esatto, con il motore avviato, con persone che venivano da fuori già sul luogo, per cui siamo stati lì con la tenacia a trovare, diciamo, questa svolta che magari poteva piacere o non piacere, ma abbiamo fatto questa gara su oltre 100 chilometri, ne abbiamo sfruttati una cinquantina, ma l'importante era farla. Assolutamente. E quindi ringraziando tutte queste autorità, ad iniziare già l'ha detto Carmine, dalla dottoressa di Baldassarre, ai capi dei vigili del fuoco che erano lì seduti insieme a noi, alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla provincia, tutto, c'erano tutti, tutta la rappresentanza del comune di Tocco, per cui si doveva andare in guerra. Esatto, veramente è stata una... Come questa gara non sa da fare, perché dal primo maggio che corriamo dietro a queste autorizzazioni, vuoi per il territorio martoriato da neve, terremoto, eccetera, non riuscivamo a trovare mai la via d'uscita, quindi l'abbiamo fatta, ecco. Perfetto, allora ci andiamo, l'ha vinta Valentino Di Ghionno davanti a Stefano Borgese e Romolo Gentile, però noi ci ascoltiamo i primi due classificati, perché poi la terza intervista invece, visto che abbiamo parlato di ciclismo femminile, sentiamo la prima classificata delle donne, Michela Giuseppina Bergozza, ci ascoltiamo queste tre interviste. Quintili, Di Ghionno, Valentino, primo classificato in questa prima Gran Fondo Maiella Tour. Valentino, che gara è stata? È stata una corsa nervosa, purtroppo non si è fatta tutta la corsa per un problema di incendio, sennò erano una bella gara, una bella manifestazione, peccato che si è corso solo per 40 km. La salita è stata dura? Sì, la salita è dura e è stata fin da subito è stata fatta tutta, e molti scatti, molto nervosismo perché era appunto una corsa corta e quindi si è andata tutta fin dall'inizio. E voglio ringraziare tutta la squadra, tutti gli sponsor che ci supporta, voglio ringraziare il mio compagno Stefano che anche lui ha fatto secondo e tutti gli altri ragazzi del team. Stefano, arrivare secondo quando primo in tuo compagno di squadra va bene lo stesso? Va benissimo, anzi è una grande soddisfazione perché Valentino e io siamo insieme insomma un po' di anni, sempre con il centro fai da te, diciamo che è come se l'abbiamo inaugurata noi la squadra, reparto corsa più che altro. Sono contento perché da anni che mi supporta in tutte le gare, però ogni anno cresce sempre di più, soprattutto nella tattica di gara. In salita è fortissimo, oggi purtroppo è stato, diciamo, cambiato il percorso all'ultimo, non per colpa organizzatori, insomma è difficilissimo organizzare in Abruzzo ormai, tra le strade, i permessi e quant'altro, è difficile già organizzare di suo, in più ci si mettono anche questi, diciamo, imprevisti dovuti a qualche persona, diciamo, non molto intelligente che fa veramente danni pazzeschi e noi siamo gli ultimi a rimetterci in realtà. Sono contento che alla
alla fine insomma è uscita comunque una bella gara, dura, perché è stata tutta salita praticamente, e Valentino se l'è meritata, e insomma dedichiamo questa squadra, anche per questa vittoria, comunque la squadra, a Claudio Coccia che è il presidente, che ci fa correre in tutta Italia tutto l'anno, e insomma penso che oggi l'abbiamo ripagato, anche perché ci sono stati anche altri piazzamenti nei 10, sempre di noi, quindi sono contento, ringrazio anche insomma Carmine Marulli che è l'organizzatore, e insomma ci ho voluto qui alla partenza, ma è un piacere essere alle sue manifestazioni, organizza sempre bene, quindi speriamo che continui, è una prima edizione, ma non si deve fermare perché gli imprevisti ci sono sempre, quindi sono sicuro che continuando con questi paesaggi prima o poi riusciremo a sfruttarli, insomma, sia lui che tutti gli abruzzesi. È andata bene, anche se non sono proprio una scalatrice, anche se son magra. È andata bene, bel percorso, il tempo ci ha anche assistito, e secondo me la Maiella è una cosa fantastica, ma l'Abruzzo in generale. E lo sappiamo che ti piace anche la Gran Fonda Angelini Ceri, quindi vuol dire che torni volentieri nella nostra terra. Sì, mi ci vogliono 5 ore per arrivare da voi, però ne vale la pena. E adesso birra party. E adesso, io con il laico non è che ci vado d'accordo, però se c'è la coca, volentieri. Complimenti. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie. Queste erano le voci del Maiella Tour, dobbiamo correre, però dobbiamo conoscere adesso Federico Rosato, perché ti ho presentato all'inizio, ti lasciamo, ma come si suol dire, il dolce alla fine. Permettimi questa licenza poetica, perché ci devi raccontare qualcosa che riguarda il mondo delle biciclette, ma tu non sei un vero e proprio ciclista nel vero senso della parola. Sì, diciamo che preferisco le lunghe distanze. Lunghe abbastanza, quindi. Ma normalmente nella vita tu cosa fai? Io... È una bella domanda. Diciamo che faccio come... faccio l'aiuto cuoco in un locale, però adesso mi sono trasferito qui in Abruzzo perché ho la mia ragazza che vive qui e ho deciso di trasferirmi qua anche perché io corro con la squadra di Carmine, sono tesserato con la sua squadra, sì. E quindi da qualche giorno mi sono trasferito qui in Abruzzo. E alle mie spalle è apparso, c'è anche la maglietta, ma alle mie spalle è apparsa una pagina Facebook che... si chiama Illimitati, Unlimited Minds and Wild Arts, sì. Che tradotto... Anime senza limite e cuori selvaggi, certo. Giusto? Menti senza limiti e cuori selvaggi. Menti senza limiti e cuori selvaggi, sì. Che cosa hai fatto tu? Perché io ce l'ho davanti, però aspetto che ce lo spieghi tu. Sì, che cosa hai combinato. Diciamo che non sono nuovo a queste avventure. Io 2 anni fa sono partito. Innanzitutto, grazie perché hai scritto questa sera alle 21. Sarò in diretta ospite del programma Velo. Sì. Grazie. Poi... Allora, diciamo che non sono nuovo a queste avventure perché 2 anni fa sono partito dal mio paese natale che è Fondi. E in 7 giorni sono arrivato a Marsiglia. In Francia sempre per realizzare un sogno. 2 anni fa, dopo aver conosciuto una ragazza che poi è diventata la mia ragazza, ho percorso il perimetro dell'isola irlandese in 12 giorni. Dopo aver fatto allenare la mia ragazza per soli 6 mesi, l'ho portata insieme a me, quindi diciamo che l'anno passato l'impresa l'ha fatta lei. Sì. Quest'anno ho deciso di fare una cosa un po' più estrema, quindi sono partito dal paese più estremo d'Italia, cioè più a sud d'Italia, e sono arrivato al paese più a nord d'Italia. L'intento era quello di partire da Lampedusa, però dato che un traghetto per arrivare a Lampedusa costava 400 euro, abbiamo deciso di partire dal penultimo paese. Dai, questa impresa si può anche rivedere, insomma. Non va fatta proprio alla lettera, quindi... c'hai ragione. Intanto... qualcuno sta facendo la diretta della diretta, sicuramente. Cioè, è un fenomeno. Lo salutiamo, chiunque esso sia, sei un fenomeno. Magari se giri il telefono... No, sicuramente è la mia ragazza. Ah, è la tua ragazza, quindi la salutiamo. Sì, la salutiamo, si chiama Greta. Gioco di dirette a specchi, in cui si vedono dirette e controdirette. Comunque la salutiamo, come si chiama? Greta. Ciao Greta, se sei tu, altrimenti chiunque tu sia, grazie. Vabbè, comunque l'intento... Quindi hai dovuto rivedere un po'
il punto... L'intento era quello di promuovere un messaggio e portarlo per tutta l'Italia. Io sono partito, come dicevo, dal paese più a sud, che è Porto Palo Capopassero, e in ogni regione d'Italia ho scalato la vetta più alta raggiungibile in bici da strada. Quindi l'ultimo paese a nord era Predoi, ci sono arrivato dopo 16 giorni, 3.000 chilometri e oltre 50.000 metri di dislivello. Detta così sembra quasi facile, però non è stata così facile. Carmine... Posso garantire, qui tu parli a una platea di che con la bicicletta, di persone con la bicicletta hanno confidenza. Me l'hai detto e per me già è una cosa... Guarda, più che altro non è il chilometraggio, ma è il dislivello che era importante, perché poi scalare tutte le vette più alte, diciamo che quando sono arrivato alla penultima, che è il Crostis, che è la vetta più alta, la più difficile che io abbia mai fatto in bicicletta. A proposito, ci sono arrivato proprio a riserva. Quindi... È un frame, dura pochissimo, il video che hai fatto, ci vediamo. Te sul Crostis, vediamo. Ok, allora ragazzi, sono qui sul monte Crostis. Purtroppo mi ha abbandonato anche il mio Brighton negli ultimi 2,5 km, che sono veramente 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 tremendi, contratti al 20%. Non c'è un cartello, c'è questa lapide, però, che il 21 maggio 2011 c'è passato il 94esimo giro d'Italia. E niente raga, è la salita più dura che io abbia mai fatto, però è fatta, dai, domani si va a Predoi. Grande, ciao a tutti. Complimenti, intanto questi pochi secondi sono serviti anche... No, è vero. Per assimilarti a un grande corridore come Tom Dumoulin, non dal punto di vista delle vittorie, ma dal punto di vista gastroenterico, ecco, mettiamola così. Sì, sì, sì. Cioè, potrebbe ridere di me lui, Sì, facilmente. Sì, sì, ma se ci sta vedendo, o se sta vedendo la diretta della tua ragazza, probabilmente sì. Comunque, hai in mente qualcos'altro per il prossimo? Sì, allora, futuro? L'obiettivo futuro, cioè, è sempre noi. Io quest'anno ho fatto questa cosa per lasciare un messaggio importante, che è quello del rispetto per il ciclista. Infatti dietro la maglia c'è il cartello che indica 1,5 metri di distanza dal ciclista, che pochissimi hanno rispettato. Infatti ho rischiato più di una volta di morire. Il prossimo anno l'intento è quello di portare lo stesso messaggio per tutta l'Europa. Porterò insieme a me anche Greta, che speriamo che a marzo si laurea, incrociamo le dita. Sì. E quindi l'intento è quello di partire da Fondi, sempre il nostro paese natale, e di arrivare a Capo Nord. Fare oltre 4.700 chilometri. Il prossimo agosto. No, quanto hai detto di chilometri? 4.700 chilometri. Attraverseremo 8 nazioni, 7, scusami. E niente, io lo faccio come preparazione, perché tra due anni voglio fare la gara più dura del mondo, che è la Race Cross America, la RAM. E il prossimo anno prenderò parte anche al campionato italiano Ultra Cycling, quindi diciamo che è un viaggio sempre per portare questo messaggio, però lo faccio come preparazione. Grazie. Complimenti, un applauso. Oh, io sto pensando, siamo proprio in chiusura, se la ragazza non sapeva quello che aveva in mente, l'ha sentito in televisione, secondo me la diretta non c'è più. Mi sarà caduto il telefono dalle mani. Ha fatto la valigia e quando torni scherziamo, va bene, bravo Federico. Grazie. Complimenti, davvero, davvero molto molto bella questa... Luciano, dobbiamo fare anche io e te se vogliamo tornare in forma. Eccoli qua, altri due compagni di viaggio, uno e due. Io ieri ho fatto 46 km, 22 di media, proprio con te non potrei nemmeno stare a ruota per una giornata. Va bene, è stata una lunga serata, sono le 22.45. Mi perdoneranno dalla regia e non solo, se siamo andati un po' lunghi. Come sempre, Maurizio, colpa tua, comunque grazie a tutti gli ospiti, grazie a Luciano, ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a Stefano Giuliani, ciao Stefano, grazie a voi. Un applauso. Grazie anche a Gaetano Rossi, ciao Gaetano, bocca al lupo per il ciclismo molisano, ovviamente in bocca al lupo, e anche a Michela Tamburri, ciao Michela, ciao a tutti.
In bocca al lupo, grande, va Manuela De Iulis, ciao Manuela. Grazie a Carmine Marulli. Grazie a voi. Luciano, ti do 10 secondi, ma 10, per farci vedere le locandine che hai portato. Prossimo appuntamento. Ok, sì, questo fine settimana abbiamo un doppio appuntamento nel ciclismo Axi. Sabato pomeriggio a Cellino Attanasio. Esatto. Domenica. Secondo memoria a Giuseppe Micolucci. Esatto. Che abbiamo presentato anche settimana scorsa, poi? E poi domenica mattina a Torrevecchia Teatina il trofeo Team Levante, altra manifestazione strada, parliamo di sempre tutte e due facendo parte del circuito Abruzzo Cycling Challenge. Assolutamente, io qui non potrei mai partecipare, caro Luciano, un tanto per il percorso ho visto l'orario, 7:30. No, 7:30. Domenica mattina e soprattutto... E anche il ritrovo uguale. E io per la quota di partecipazione. Tu per la quota di partecipazione, no, non facciamo bene l'altro. Luciano, noi dobbiamo partecipare. E voi dovete partecipare. Grazie Luciano per essere stato in nostra compagnia. Grazie anche a Federico Rosato, in bocca al lupo, davvero grande, grande, grande. Grazie Federico. Grazie a Maurizio da qui in regia, Silvia Gentile alle camere, è tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.